Inaugurato a Teramo dopo lo stop causato dalla pandemia, la 28ª edizione di Teramo Comics and Game, evento in programma per tutto il weekend presso il padiglione di giurisprudenza dell'università. Tanti gli stand allestiti lungo il corridoio dell'Ateneo, pronto ad accogliere gli appassionati da tutto Abruzzo e non solo. Quest'anno la manifestazione, come annunciato dagli organizzatori, è ripartita dal territorio, con un'edizione che punta a valorizzare il capitale artistico relativo al mondo della cultura pop abruzzese. Il fumetto nel tempo ha cambiato la sua funzione, ma tutto il mondo dei comics e il fatto che torniamo ad ospitare questa manifestazione nei nostri spazi è un segnale molto importante, sia dell'apertura dell'università, come l'Università di Teramo ha sempre fatto, ma anche un momento di formazione, di riflessione e oserei dire di ricerca, perché questo è un mondo estremamente interessante e in espansione, quindi ovviamente collegato alla nostra facoltà di scienza della comunicazione, ma che riguarda e coinvolge diverse discipline del nostro Ateneo. Quindi l'Università di Teramo si apre sempre di più all'esterno, ma anche con l'intenzione, l'interesse, la voglia di collaborare nella direzione che va verso la formazione dei nostri ragazzi. Se finalmente torna dopo 2 anni di stop, non ci sono mai stati 2 anni di stop prima della pandemia purtroppo, è un evento molto atteso dalla cittadinanza ma anche dal pubblico di fuori e noi speriamo che possa essere un ritorno molto gradito. Quali sono le più grandi novità per questa edizione? Allora, abbiamo 3 mostre di 3 artisti abruzzesi che sono Francesco Colafella, Francesco Di Gregorio e il terzo sono io. Abbiamo una serie di 10 incontri, 10 conferenze con gli autori del mondo del fumetto, gli autori del mondo del web e della comunicazione e del cinema, come Gualtiero Cannarsi, come Delli Mello, come Caverna di Platone. Abbiamo tra l'altro come relatori anche i docenti dell'Università di Teramo e poi abbiamo tantissimi altri eventi che vi invito a scoprire in fiera perché sono talmente tanti che non ce la faccio a elencarli tutti. Sono ospite, sono stato invitato qui dai ragazzi del Teramo Comics in veste di docente del corso di fumetto dell'Accademia dell'Aquila e che intratterrò sabato un incontro che parlerà del media fumetto come strumento didattico e che possa far capire che sia prima di tutto un linguaggio oltre che un momento di ludico e divertente.